Salve, commentiamo la partita tra Cagliari e Inter, conclusasi poco tempo fa col risultato di Cagliari 1-Inter 3. Una partita molto emozionante, che è stata questa dall'inizio alla fine, giocata benissimo da ambedue le formazioni. L'Inter è venuta qui a Sardegna Arena per cercare di fare risultato, ma all'inizio del primo tempo è stata sottomessa da un gioco veramente spumeggiante e intraprendente dei giocatori di Eusebio Di Francesco, che hanno veramente fatto un primo tempo eccezionale. Sono passati in vantaggio con Sottile, con tiro da lontano, e hanno sfiorato più volte il secondo gol con Pavoletti e ancora con Sottile. Poi l'Inter è venuta fuori piano piano, terminando il primo tempo sul punteggio di 1-0. Nel secondo tempo l'Inter ha reagito benissimo ed ha praticamente fatto sulla partita, ha segnato un bellissimo gol con Barella, gol dell'ex a metà del secondo tempo, e poi con D'Ambrosio, con un bel lancio da parte di Lukaku in area, il difensore interista ha segnato il secondo gol. Purtroppo poi l'Inter ha avuto anche una reazione da parte del Cagliari, che comunque è stata molto veemente dopo il 2-1. È andata vicinissimo al gol con Cerri 2 volte, ma poi a fine gara, negli ultimi 2 minuti, il Cragno, portiere del Cagliari, è uscito fuori dalla sua porta per poter andare all'arembaggio per l'attacco finale, ma ahinoi, con Lukaku l'Inter ha segnato il gol della sicurezza, il 3-1, proprio a circa 1 minuto dalla fine, e siglando così una importante vittoria per la sua classifica. A questo punto l'Inter sta terza in classifica, e comunque dopo la deludente eliminazione dalla Champions, che purtroppo non si è qualificata, ha voluto fare una partita di reazione con la vittoria al Sardegna Arena. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale Web Stampa 24. Saluti a tutti.